Classifica corta, lo si diceva una settimana fa alla vigilia del match tra la Quattro Torri Carife Volley ed il Brescia. Talmente corta che basta un successo per abbandonare la zona calda della classifica e ritrovarsi in posizione più tranquilla. Esattamente quello che è capitato alla squadra di coach Tosi, che con il 3-0 maturato a spese del Brescia ha scalato diverse posizioni in classifica, ritrovandosi oggi in una situazione più consona ai progetti e alle ambizioni di inizio campionato. Adesso però bisogna fare il salto di qualità e l'occasione giusta potrebbe proprio essere la trasferta in programma domani sera a Bologna contro una squadra, il Gran Volley, invischiata nella zona retrocessione e quindi pericolosa per la sua fame di punti, ma al tempo stesso abbordabile e alla portata dei ferraresi. Insomma, come si è già detto varie volte quest'anno, per fare un vero salto di qualità i granate estensi dovrebbero dare un po' di continuità ai loro risultati, anche cominciando a conquistare punti lontano da casa. Per far quadrare i conti servono dunque un gioco di squadra ben organizzato e magari l'acuto di qualcuno in serata di grazia. Una settimana fa, ad esempio, fu Gelli a trascinare i suoi verso il successo. La sua grande esperienza e grinta nei momenti caldi dei match potrebbe essere la chiave vincente anche domani sera a Bologna.